Già battuta la rimessa, Dubkova fa correre Bugeia sulla corsia di sinistra, dentro per il sinistro di Brignoli e arriva il vantaggio del Sassuolo. Piovani con l'assist determinante di Bugeia che va a pescare dentro l'area Brignoli e il sinistro del numero... Cleland non aggancia bene il pallone, Miyashi, attenzione a Moraka che recupera il pallone, Moraka guarda la porta, prova il destro, Lemei con le punta delle dita dice di no a Giusy Moraka. Gran tiro di Moraka che guarda la porta, sbaglia qui in uscita Cox, attenzione, Bugeia, palla sul mancino, dentro per Cantore, Cantore, la palla arriva a Cleland, in avanti per il 2-0 il Sassuolo al minuto numero 29, esplode l'esterno destro davanti a Zetinia, Cleland, Zetinia rischia sull'arrivo di Cantore, favorisce il recupero di Cleland, sulla linea Luik nega il 3-0 e la doppietta di Lana Cleland. Questo palleggio prolungato lungo dentro a cercare uno spunto per Banusic, poi la palla arriva a Rinaldi, Lemei si oppone di testa sulla linea, il Sassuolo salva. Ferrandi tutto pronto con il mancino, angolo battuto in mezzo all'aria, palla che arriva al sinistro di Cox che accorcia le distanze al minuto numero 51. Sarà lei a prendersi, attenzione a colpo di testa di Vaituka Itite, la palla rimane lì e poi Luik, il pareggio del Pomigliano 2-2 in rete, il gol del pari a sorpresa, rivediamo Vaituka Itite, poi la palla rimane tra il corpo di Brignoli e la linea e Luik con la che prova a controllare questo pallone, non commette fallo secondo l'arbitro. Lo spunto per Dubkova che si porta la palla sul sinistro, c'è il fallo su Dubkova e l'arbitro decide di assegnare il calcio di rigore in favore del Sassuolo per il fallo di Luik e danni di Dubkova, e arriva anche il giallo. Rigore per la squadra di Piovani, netto l'intervento del numero 8 del Pomigliano. Va Dubkova con il destro, Dubkova! E c'è il vantaggio del Sassuolo, Sassuolo 3, Pomigliano 2. Rivediamo angolato il rigore di Dubkova, non può niente Zetinia che aveva intuito. Per Tugio, per Puglisi, Dubkova allontana, anzi Dongus allontana nella terra di Tudisco che mette giù bene il pallone. Ultimi minuti finali concitati, Cantore soffia il pallone a Tudisco, non c'è fallo per l'arbitro, Cantore vede fuori dalla porta Zetinia e trova un gol meraviglioso, la rete di Cantore. 4-2 Sassuolo Pomigliano, la rete di Cantore, la sesta in questo campionato, che vede fuori dai pali Zetinia e trova un gol al bacio. Rivediamo, vede fuori dai pali Zetinia e con il destro trafigge l'estremo difensore del Pomigliano, concessi dal direttore di gara, e proprio su questo pallone toccato da Lemei il direttore di gara dice che può bastare così. Il Sassuolo torna a vincere dopo il 2-0 subito contro la Roma, vince con una prestazione maiuscola, vibrante, emozionante, ma con tanta sofferenza contro il Pomigliano per 4-2.